Let us pray, let us sing, Pater Noster, Latine. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Pur non essendo mai emersa nessuna attitudine di Karol Wojtyla alla musica, essa era da lui apprezzata al pari di ogni altra arte. Non a caso, proprio durante il suo pontificato, nel 1993, è iniziata la tradizione di accogliere concerti anche con l'esibizione di cantanti pop nell'Aula Paolo VI della Città del Vaticano, fino ad allora riservata ad ospitare le udienze generali del Papa. Egli stesso ha prestato la sua voce per 4 CD, in cui la preghiera viene esaltata da un adeguato sottofondo strumentale e nel contempo ammirava e incoraggiava tutti coloro che erano in grado di esprimere le loro creatività in questo, come in ogni altro campo espressivo dell'estro personale. Chi avverte in sé questa sorta di scintilla divina che è la vocazione artistica di poeta, di scrittore, di pittore, di scultore, di architetto, di musicista, di attore, avverte al tempo stesso l'obbligo di non sprecare questo talento, ma di svilupparlo per metterlo a servizio del prossimo e di tutta l'umanità. Così il 4 aprile 1999 Giovanni Paolo II scriveva nella lettera agli artisti, in cui fece notare anche che innumerevoli volte la parola biblica si è fatta immagine, musica, poesia, evocando con il linguaggio dell'arte il mistero del verbo fatto carne. Ma in particolare Papa Wojtyla riservò la sua attenzione alle opere sonore legate al culto. Il 27 gennaio 2001, rivolgendosi ai compositori, musicisti, esperti di liturgia e insegnanti di musica sacra venuti da tutto il mondo, partecipanti al Congresso Internazionale di Musica Sacra, il pontefice evidenziò il ruolo preminente del canto gregoriano, definendolo l'espressione musicale più limpida della musica sacra, dando il giusto valore anche alla polifonia e al canto popolare religioso, in grado di favorire la partecipazione dei fedeli sia nelle pratiche devozionali sia nella liturgia stessa. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.